Nicola Pigliotti, chiarissimo professore di elevata cultura e grande fede, preside esimio di questo istituto dal 1971 al 2012. Magnus esse vis a minimo incipe, cogitas magnam fabricam construere celsitudinis de fundamento prius cogita humiltatis, Sant'Agostino. I Sodini, al ricordo del loro grande maestro, posero nel 6 dicembre 2018. Nel giorno di San Nicola una festa, come sempre, come ormai si fa da anni, una serata vissuta nel segno del ricordo, della nostalgia, dell'emozione, della commozione, della riconoscenza, della gratitudine. Un omaggio alla cultura e alla fede e soprattutto a un uomo innamorato del suo paese, San Lorenzello, che è nei cuori di molte persone e che ha dato tanto al Liceo Classico Sodo di Cerreto Sannita, che ha diretto dal 1971 al 2012. Ecco perché gli è stata intitolata l'Aula Magna del Plesso Tempio della Formazione. Un atto dovuto da parte della scuola, della Fondazione Luigi Sodo, che sta per avvenire anche l'atto fondativo, e dell'Associazione degli Ex Alunni e dell'Ente Culturale Scola Cantoro, ma si è aggiunto anche il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Siamo contenti, orgogliosi, fieri di aver portato a termine anche una promessa che era stata fatta proprio al primo incontro degli ex alunni che c'è stato lo scorso settembre. In questi due mesi abbiamo pensato proprio a questo momento bello, perché le generazioni di oggi e dei Sodini anche di domani potessero ricordare questa grande figura di questo grande maestro e di questo grande docente. Don Nicola Pigliotti e Liceo Sodo, un binomio indissolubile, è stato detto, raccontato con aneddoti ed episodi realmente accaduti, ancora nitidamente impressi. Vita vissuta che risuona nella memoria, che ex alunni ed ex docenti hanno ricordato rimettendo piede in ambienti che li hanno visti crescere come uomini e come donne. Sono stato per 35 anni con lui, diciamo che mi ha insegnato a vivere, mi ha insegnato a rapportarmi con gli altri, mi ha insegnato a rapportarmi con i giovani, con i ragazzi, anche in parrocchia. Ne faccio frutto di tutto questo, perché Don Nicola era la persona che incontravo tutte le mattine e che guardavo come mio padre, come una persona di fiducia a cui bisogna mirare per imparare le cose della vita. Distribuita una riedizione dell'opera scritta da Don Nicola, cittadino onorario di Cerreto dal 2009, Donna del Cielo nella Divina Commedia, annunciata la nascita di una fondazione Luigi Sodo, che vedrà come parti la scuola, il seminario e la diocesi. Ex alunno anche l'attuale questore di Avellino, Luigi Botte. Sì, è stato uno storico rigoroso e soprattutto ha avuto il merito, l'ho detto, l'ho accennato, di dare dignità letteraria a tutte le tradizioni, personaggi, storie di tutti i paesi della Valle Teresina. Ci sono delle situazioni, molti aspetti della storia che erano sconosciuti ai più, me per primo. Don Nicola ha avuto questo merito e lo ha fatto attraverso una ricerca molto scrupolosa, rigorosa e un'attenta analisi dei contesti ambientali in cui queste vicende si svolgevano. Questo è l'altro merito che non abbiamo sottolineato. Don Nicola, formatore umile e umano, educatore di intere generazioni, sacerdote e studioso, un maestro dell'arte della vita, uno storico appassionato e rigoroso, rispettoso dei superiori, ha conservato e preservato le tradizioni, smussato le spigolosità del quotidiano, vivendo nel solco del perdono e della comprensione, dimenticando il rancore e i torti subiti. Sì, 35 anni ispirati soprattutto a lui, alla sua opera. Prima di sacerdote, poi di educatore, formatore. E sono tante le iniziative messe in cantiere che abbiamo in programma per il prossimo anno. Il prossimo anno compiamo proprio 35 anni e quindi anche grazie a lui andiamo avanti con i nostri programmi e le nostre iniziative. Don Nicola ha ricoperto vari incarichi, era anche giornalista pubblicista e musicista. Pochi sapevano della sua passione per la musica. Tutti hanno apprezzato nell'Aula Magna l'esecuzione di un inno catechistico scritto e dedicato al vescovo Monsignor Leonardo. Alto sieve il cantico a Cristo.